Inizia da Porta Nuova anche la sesta edizione del trofeo Città d'Assisi, colori decora, settimo Memorial Lucio Tarpanelli, con la passeggiata che condurrà i ragazzi di Inter, Juventus, Atalanta, Roma, Genoa, Monza, Bologna, Como, Perugia e Angelana fino alla Basilica di San Francesco. Sinceramente, il tredicenne Stefano Albanesi, aspirante calciatore, cosa avrebbe pensato di un torneo come questo, più che altro di una prima giornata come questa? Beh, diciamo di tornei l'ho fatti molti nella mia breve carriera calcistica, però sicuramente la differenza di questo torneo con gli altri, c'è questa parte, questa dimensione che cerchiamo di curare dal punto di vista culturale e spirituale. Quindi negli altri tornei sicuramente questo è un po' un unicum, diciamo, del torneo trofeo Città di Assisi. Senti, ogni anno la storia si ripete, no? Con la passeggiata da Porta Nuova alla Basilica, ogni anno che cosa c'è di diverso per te, che sei un po' il motore di questa prima giornata? Beh, innanzitutto ci sono io, c'è anche padre Simone, padre Giulio del Sacro Convento. Vogliamo essere innanzitutto come frati, come fraternità, un segno proprio della cura, dell'amore che la Chiesa ha anche nei confronti proprio dell'ambito sportivo, riconoscendolo proprio come uno strumento importante educativo per i giovani, per i ragazzi. E quindi continuiamo proprio a investirci in questo senso. Già questa è la sesta edizione, i ragazzi vediamo sono molto contenti, è quello che ci teniamo proprio a cercare di seminare in loro, proprio questo messaggio forte, no? Che Dio ci ama, che Dio ci è vicino e che ci dà ogni giorno la forza per poter vivere in pienezza. Mi ha fatto molto piacere oggi, alla fine, consegnando i Tau, si è avvicinato un ragazzo della Juve, ha detto: padre Stefano, io vorrei conoscerlo il Signore, no? Dimmi come posso fare per aprire il cuore. Ecco, questa è stata una bella... mi ha fatto piacere, perché è un ragazzo che molto probabilmente ha ascoltato e niente, ha capito veramente che questo Dio è un Dio che sta dalla parte nostra, che vuole fare altro che darci la forza per vivere bene ogni giorno. Se il buongiorno si vede dal mattino, una prima giornata, una giornata inaugurale, migliore di questa credo fosse difficile immaginarla per il trofeo Città d'Assisi, colori di cora, sia sul piano climatico sia sul piano di tutte le condizioni in generale. Sì, è una giornata che, come tutti gli anni, il venerdì sono giornate da ricordare. Sono giornate, fortunatamente le previsioni, come dici tu, il meteo ci ha aiutato. Però è stata una giornata fantastica, è quello che ripeto sempre, tutte le volte, è la differenza del trofeo Città di Assisi, perché il trofeo Città di Assisi lascia da parte anche il calcio per far vivere a questi ragazzi un'esperienza indimenticabile. Arricchita dalla presenza di Andrea Ranocchia, che ha interagito con i ragazzi, ma anche da una premiazione speciale oggi, no? Perché il riconoscimento consegnato a Candido Cristofani ha fatto contento da lassù anche Papa Lucio, io credo. Beh, noi come organizzazione, come comitato, ma come Angelana Calcio, il Trofeo Città di Assisi premia ogni anno dei dirigenti che si sono, a livello territoriale, parlo umbri, che hanno dato tanto al calcio giovanile. Candido Cristofani è una persona che meritava questo premio, al di là dell'amicizia con mio padre, perché Candido Cristofani credo che abbia cresciuto quasi tutta la nostra società, e ancora ti dico, in alcuni momenti ci consiglia anche come fare. Sono più cicchetti che consigli, però ci aiuta, e io credo che le parole che ci dice lui sono quelle di mio padre. Io credo però che Candido non si sarebbe mai presentato con una giacca come questa, e allora proponiamo il cambio giacca al presidente Leonardo Santarelli. Che ci... Proviamo come viene.
Leonardo Santarelli, immagina di essere Simone Tarpanelli, come commenteresti questa prima giornata di Memorial? Giornata fantastica, scusa, mi viene da ridere. Già indossa sta giacca, già mi viene da ridere. La riporterai, eh? Sì, certo, questa me la faccio regalare adesso da Simone. L'ho preso a Foligno, Guarda, mi tiene anche bene, mi tiene. Giornata fantastica, come sempre. Giornata emozionante. E a parte, vabbè, adesso la cena, la location che è fantastica, ma quello che prima nella conferenza stampa, dove ci sono stati interventi importanti sia di Padre Stefano che di Andrea Ranocchia, sembrerebbe scontato tante parole che hanno detto, ma veramente nella vita questi ragazzi devono ascoltare e devono seguire quello che gli hanno detto, perché è diventata una vita un po' complicata, ci sono persi certi valori che vanno sicuramente riconquistati, ripresi, e questi ragazzi, come ripeto, devono ascoltare bene queste parole, perché alla fine sì, il calcio è una cosa importante, poi domani vedremo che al campo c'è uno striscione dedicato a questo tipo di cose. Che ricorda Stefano De Nigri. Che ricorda il grande Stefano, e non voglio anticipare niente, però i valori vanno ripresi, perché, come ripeto, ci stiamo, sotto questo punto di vista ci stiamo un po' perdendo, e noi come società stiamo cercando di ridare questi valori a questi ragazzi. Innanzitutto avvicinandoli sempre più alla società, ridando i valori di appartenenza sia alla società che alla città. Quindi questi sono eventi che prima di tutto fanno bene a noi, perché per noi eventi del genere sono fiori all'occhiello, ma prima di tutto devono fanno bene ai ragazzi che partecipano alle gare. Con la giacca presidenziale addosso, chi ti senti di ringraziare? Leonardo Santarelli per il cambio giacca. No, io ringrazio prima di tutto chi ci dà una grande mano per far sì che il trofeo Città di Assisi vada avanti, perché se non ci fossero gli amici, sponsor direi una parola troppo grande, ma non ci fossero tanti amici, che chi con la mano d'opera, chi con i contributi, non potremmo fare queste cose. Quindi un ringraziamento in primis va a loro, va al comune di Assisi, va alla parrocchia di Tor d'Andrea, perché quest'anno abbiamo cambiato il format da 8 a 10 squadre, e dico che la famiglia Massini e suo marito, il marito di Marilena, Claudio, si sono adoperati con la parrocchia per far sì che il campo sia un campo ai livelli di Santa Maria degli Angeli. Quindi ringrazio tutte quelle persone, perché poi magari posso lasciare qualcuno, che ci stanno aiutando e ci hanno aiutato da un mese a questa parte. Restyling importante, fra l'altro, al Micacheli, no? Noi abbiamo fatto un restyling importante, però ecco, sarei contento che, come ha detto Leonardo, non anticipando nulla, chi viene a vedere vedrà, perché noi siamo più per i fatti che per le parole. Facciamo partecipare anche, vieni. Fabrizio Serena, vieni. Perché, senti, strappiamo una promessa a Simone. Al di là della giacca, finito il Memorial, quando sarà un po' più rilassato, gli fai un'iscrizione gratuita alla tua palestra al CTL. Sì, vabbè, quello non sarebbe un problema. Il problema è se lui viene in palestra, vuol dire. Potresti utilizzarlo, quale potrebbe essere il claim sfruttando? Se non voglio essere come lui, viene in palestra. Sarebbe carino. Però, amico, ti dico una cosa. C'è il mio amico qua, Giancarlo Betti, che è là. Lui dice sempre che qua ci ha investito parecchi soldi. E quindi certo, sono due cose che vanno evitate: lo sport e il lavoro, perché se no non esisteva né medicina dello sport né medicina del lavoro, se facevano bene. Quindi chiaramente a una certa età. Perché prima? Prima va bene, voglio dire, poi basta, ecco. Quando si parlò la prima volta di questo torneo, seduto a casa di Simone Tarpanelli a cena, chi c'era? Maurizio Prolo. La colpa è tutta tua, allora. Sì, una colpa è stata di Padre Stefano. Ricordo bene quella sera, e c'era una partita della Roma in televisione, e fece un grosso risultato la Roma. Forse è stato anche quello che ci ha dato una mano a proseguire e far dare una mano soprattutto al torneo di Città
d'Assisi, ma soprattutto per Simone Tarpanelli e anche per ricordo di suo padre, che ha fatto tanto per l'Angelana. Saresti aspettato che questo torneo crescesse così? Sì, sì, perché vedevo anche con Simone e gli altri l'impegno che ci mettevano durante l'anno. Mi chiamava tutte le settimane per trovare più sponsor possibile e quindi sono contentissimo della riuscita di questo torneo. E c'è anche la soddisfazione di un figlio, Bruno Cristofani, nel vedere premiato papà Candido, che a sua volta si è emozionato e non poco. Beh sì, in queste occasioni lui, non solo in queste, in questo particolare periodo si emoziona. Ma tutto questo grazie all'amicizia che ha con i ragazzi dell'Angelana, che sono stati sempre riconoscenti in quello che ha fatto lui e Lucio, da Leonardo a Simone a Roberto, e veramente sono stati sempre bravissimi, sono in questo a ricordarlo, e questa è anche la forza dell'Angelana. Veronica Cavallucci, svesti i panni dell'assessore, indossa quelli della mamma. Questi ragazzi che cosa si porteranno dietro dopo questa 3 giorni? Beh, credo un carico di emozioni, di adrenalina sicuramente vissuta questi giorni, ma di emozioni belle date dal fatto che hanno l'opportunità di confrontarsi appunto con loro coetanei, che sicuramente sono le migliori promesse del mondo del calcio italiano, e poi hanno l'opportunità di vivere una 3 giorni intensa che oggi è iniziata alla grande, lo abbiamo visto con i ragazzi che facevano domande ad Andrea, molto interessati, hanno iniziato a girare per la città, questa sera con la cena che è un momento conviviale sempre molto importante, insomma veramente una 3 giorni carica di bellissime emozioni, di entusiasmo, e come dicevo oggi spero che si portino a casa un po' della magia della nostra città di Assisi. Marilena Massini, è stata più volte sottolineata l'importanza di avere un impianto come quello di Tor d'Andrea e soprattutto di chi ha fatto sì che fosse possibile giocare su questo impianto. Sì, sì, è molto molto importante appunto curare questi luoghi e far sì che si dia la possibilità ai ragazzi, ai giovani, a tutte le persone proprio che vogliono fare sport e soprattutto anche il calcio, la possibilità di avere questi luoghi proprio ben curati e ben gestiti. Una vetrina anche importante, no? Per l'impianto stesso, perché arrivano squadre del calibro di Juve, Inter, Atalanta, Roma. Sì, una grandissima soddisfazione, una grandissima occasione per questi, cioè anche per questo piccolo paese che aveva questo campo appunto in condizioni così catastrofiche. Invece ecco, grazie all'aiuto di molti volontari l'abbiamo reso veramente un posto bello, capace di accogliere anche squadre di questo calibro, quindi una grandissima soddisfazione. Quando si arriva al dessert è tempo di bilanci, dunque Luca Antonielli, in rappresentanza di Colori Decora, main sponsor dell'evento, ha fatto bene o ha fatto male a sposare il trofeo Città d'Assisi? Ma sicuramente abbiamo fatto benissimo, è stata una bellissima esperienza, soprattutto lo diceva Tarpanelli, oggi pomeriggio è stata bellissima. Quello che mi ha emozionato è il discorso che ha fatto padre Stefano, perché ha parlato di valori, cioè valori della religione e valori della vita.
non sono paragonabili, però sono due cose molto importanti. E inoltre devo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati veramente bravi, sono stati in silenzio, attenti, veramente siamo rimasti tutti contenti. Quindi soddisfatti e non rimborsati? Soddisfatti e non rimborsati. Per organizzare eventi così serve chi lavora dietro le quinte, serve uno come Giampiero Mencarelli che ha fretta perché devo far partire le squadre, devo farle tornare in albergo, devono andare a dormire. Sì, l'organizzazione e stare attento a tutto, la coordinazione di tutto quanto è fondamentale perché le squadre sono stanche, vogliono andare a riposare, molte squadre da questa mattina sono partite presto e quindi per giocare domani mattina occorre riposo. Puro volontariato, nel tuo caso pura passione, perché? Perché dentro il cuore, nelle vene ho sangue rosso e giallo, che è dell'Angelana e della Roma, quindi perfetto. Marco Panzolini, classe 94, da Bastia che si ritrova al trofeo Città d'Assisi alla guida dei ragazzi della Juve. Che effetto ti fa? È una bella emozione. Oggi il viaggio per tornare a casa è sempre emozionante, ancora di più per venire a fare questo torneo, quindi sensazioni strane, molto positive, sono contento di essere qua. Senti, che ti hanno detto da casa quando hai detto sai vengo a Santa Maria degli Angeli a fare un torneo? Contenti, entusiasti, vengono di venire a vedere le partite, poi va sempre bene tornare a casa, rivedere la famiglia. Avrai un po' di tifo sugli spalti quindi? Speriamo. Da Bastia alla Juve come si fa? Da Bastia alla Juve con un sogno di provare a fare questo percorso. Quando avevo 22 anni mi sono trasferito a Torino e da lì ho iniziato allenando nelle scuole calcio della Juventus, alla C-Sport. Poi passando un anno dal Bologna e poi tornando quest'anno alla Juventus. Senti, lo sai che è una responsabilità importante perché la Juve ha vinto le ultime due edizioni, se è vero che non c'è due senza tre. Esatto, speriamo. Angelo Tosi è l'unico che ha tutti i TAU collezionati perché è l'unico che ha partecipato a tutte le edizioni del trofeo Città d'Assisi. E io sono molto felice che guardi con il mio mister all'inizio dell'anno gli ho detto guarda un po' che io a Assisi devo venire, dopo prendi il fisioterapista, ok, io sono il vecchio massaggiatore. Ma perché che cosa ha di particolare questo torneo? Non lo so, queste cose che capitano al giorno d'oggi, comunque io le dico che lui mi fa sì Assisi è il torneo del grande Giovanni Galli, del figlio che è morto, no? E io sono i due tornei che ci tengo molto e posso apprezzare che come si impegna tutto il gruppo di questo torneo, veramente meraviglioso, perché anche l'anno scorso non eravamo qui, però eravamo in un altro posto, però ho visto che una grande passione per questo torneo. A quanti anni di Atalanta siamo? 55 o sbaglio? Siamo veramente così, guardi. Anche la maglia celebrativa. Questa è la maglia che la figlia del presidente dell'Atalanta 15 giorni fa dopo Liverpool mi ha detto butta via quella del papi perché quella di 50 mi ha regalato il papà, vai là al centro e fatti scrivere quello che vuoi e prendi la maglia nuova, perché lei questa qui è la maglia dell'Atalanta. Il post Liverpool, Tosi 55. Sì, 55 anni. Allora sì. Facciamo così, diamo appuntamento, anche se si comincia sul serio, da domani con le gare, noi diamo appuntamento già alla prossima edizione. Ci tengo, e come? Compio io 85 anni l'anno prossimo. 58. Eh? 58. No. Sì, alla rovescio. Ah, qua va bene. Va bene.